Blitz antidroga in provincia di Ragusa, fermata a rete di spacciatori con auto di lusso e reddito di cittadinanza. Il contributo della psicologia nel contrasto alla mafia. Palermo, l'incontro in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. A Palermo il primo confronto ufficiale sul fenomeno Hikikomori, l'isolamento volontario dei giovani delusi dalla realtà. Festival internazionale del teatro classico dei giovani a Palazzolo Acreide, 2000 studenti, scena sino al 1 giugno. Bici in città a Messina, dopo 2 anni di stop, centinaia messinesi che si sono radunati a Piazza Duomo per percorrere in bici le vie del centro città. Benvenuti alla prima edizione del TG Media News di lunedì 16 maggio. Abbiamo sentito i titoli: blitz antidroga in provincia di Ragusa, fermata a rete di spacciatori con auto di lusso e reddito di cittadinanza. I carabinieri della compagnia di Ragusa hanno arrestato 10 persone nell'ambito dell'esecuzione di 18 misure cautelari personali e 12 misure reali a vario titolo disposte dal GIP al Tribunale del Capoluogo Ibleo. Scattato anche il sequestro di beni per circa 300.000 euro, tra cui 6 autovetture di media e grossa cilindrata e un motociclo. All'origine dell'indagine un giovane ragusano che appena 19enne e in concorso con un altro indagato aveva stabilito numerosi contatti in Italia e all'estero, importando da Roma, Olanda e Spagna marijuana e hashish per mezzo dei tradizionali corrieri postali, rivendendo poi la merce a giovani pusher ragusani nei cui confronti si poneva come affidabile fornitore. Aveva creato inoltre una community di spacciatori sfruttando l'anonimato che poteva garantire su un'app di messaggistica attraverso la quale venivano concordati i prezzi e quantitativi dello stupefacente da consegnare ai clienti. Il giro di affari complessivamente stimato dagli inquirenti si aggira intorno ai 250.000 euro e nel corso dell'indagine sono stati sequestrati oltre 2,5 kg di droga tra marijuana, hashish e cocaina, 20 piante di canapa indiana, 2 serre indoor per la loro coltivazione e 12.320 euro. I carabinieri hanno anche scoperto che 4 dei soggetti arrestati erano percettori del reddito di cittadinanza per un ammontare complessivo superiore ai 35.000 euro. Inoltre, per bypassare eventuali controlli, alcune tessere del reddito di cittadinanza venivano intestate ai familiari e prestanome, anch'essi denunciati per truffa ai danni dello Stato. Sarebbero fuori pericolo i 2 che si sono salvati dall'incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica. A Corleone, cui sono morti Rosario Leto, di 16 anni, e una 18enne, Giulia Sorrentino. Secondo i carabinieri era alla guida un minorenne, l'auto sarebbe uscita di strada sulla strada statale 118 per l'alta velocità, finendo poi in un burrone. E voltiamo pagina. Il contributo della psicologia nel contrasto della mafia. Nella sala Lanza dell'Orto Botanico di Palermo, l'incontro organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Regione in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Sentiamo. La mafia è un sistema di potere, culturale, economico, un sistema di potere religioso, un sistema di potere politico. E l'approccio soltanto giudiziario non è sufficiente. Occorre, proprio perché siamo in presenza non di un crimine, ma di un sistema di potere, è evidente che è necessaria la psicologia, è necessaria l'antropologia, è necessaria l'economia, è necessaria la religione. Sono necessarie, cioè, tutta una serie di sensibilità e professionalità che normalmente vengono affidate al caso. Io credo che la circostanza che un ordine professionale affronta questo tema in maniera organica sia sicuramente un motivo di soddisfazione e di apprezzamento che ho voluto esprimere essendo qui presente e partecipando e ricordando come l'impegno di lotta contro la mafia non può essere soltanto affidato alla professionalità giuridica o giudiziaria. Buscetta ci teneva a farmi capire che dovevo essere io a calarmi nei suoi parametri mentali, che erano i parametri mentali di un mafioso, e non già a interpretare, a declinare le cose che lui riferiva, inquadrandole invece negli schemi della mia cultura, della mia educazione, perché se avessi fatto questo errore
non sarei stato capace di pensare così come i mafiosi elaborano un piano, una condotta, una strategia. Quindi era sostanzialmente un consiglio per meglio indagare, investigare sui fatti di mafia. Già la prospettiva sin dall'inizio era stata in questo senso, perché questo era il modo di pensare e di agire di Giovanni Falcone, ma riferivo, diciamo, da testimone diretto un fatto che proveniva da, appunto, da un collaboratore di giustizia che certamente ha segnato la storia dell'azione di contrasto dello Stato nei confronti della mafia. Siamo veramente soddisfatti di aver organizzato questa giornata di studio come ordine professionale, un momento di confronto fra diversi professionisti in cui l'ambito giuridico e l'ambito psicologico si sono incontrati. Un dibattito vivo si è creato all'interno della giornata e che sia promotore di ulteriori riscontri anche per il futuro, perché gli studi che abbiamo fatto della psicologia nel contrasto alla mafia siano sempre più conosciuti e possiamo andare avanti in questo fenomeno nel contrasto vero della mafia. E in occasione del 30° anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, il 20 e il 21 maggio si svolgerà il Festival della Legalità e della Gioia. Ascoltiamo Nicolò Mannino, presidente del Parlamento Internazionale della Legalità. Sarà un evento spettacolare, bellissimo, perché stanno arrivando studenti da diverse regioni d'Italia per condividere quel monito di Paolo Borsellino che, ricordando Giovanni Falcone, disse: abbiamo un grande debito e lo dobbiamo pagare gioiosamente. E se legalità è un modo di essere nella gioia, ecco che il Parlamento della Legalità Internazionale propone per il 20 e 21 maggio una 2 giorni spettacolare. Come dicevo, da diversi luoghi dove abbiamo insediato le ambasciate del Parlamento della Legalità, dirigenti scolastici e studenti si stanno organizzando per arrivare a Fiume, nella splendida città di Monreale. L'appuntamento è in via Venero numero 30 la mattina del 20, per poi recarci tutti alla Casa del Sorriso. Vedete, anche avere scelto questo luogo dove c'è l'infanzia tradita, per noi è un motivo di dire da quale parte stiamo, cioè dalla parte degli ultimi. E lì i ragazzi daranno vita alla loro creatività, canteranno, balleranno, ma principalmente proporranno ciò che in questi mesi hanno realizzato tra i banchi di scuola. Nel pomeriggio avremo un bellissimo concerto di Vincenzo Spampinato, amico di Lucio Dalla e Battiato, ma l'attività poi anche forte e significativa sarà sabato 21 maggio, quando faremo la staffetta della gratitudine. Dalle immagini che abbiamo mandato andremo in tanti, dico ma proprio in tanti, alla cattedrale di Palermo per posare un segno di affetto in quella spiga che è la tomba di Padre Puglisi, come già noi facciamo da mesi portando un cero. Poi andremo sulla tomba di Giovanni Falcone a posare i pizzini della gratitudine per concludere la staffetta nella splendida, diciamolo pure, piazza di Via D'Amelio, splendida perché c'è l'albero della pace, e lì chiuderemo questo evento. Saranno con noi delle personalità molto importanti, tra queste il primo di tutto Don Luigi Merola, il prete anticamorra, fondatore dell'associazione A Voce dei Creature, che porterà la sua testimonianza, il generale di Corpo d'Armata Domenico Rossi e anche il senatore Urraro della Commissione Antimafia. Lo slogan è crederci ancora, agire a favore di una vera cultura di legalità, ma farlo con gioia, con entusiasmo e con impegno. A Palermo, al Teatro Politeama, il primo confronto ufficiale sul fenomeno Hikikomori, l'isolamento volontario dei giovani delusi dalla realtà. La Sicilia è stata una delle prime regioni a definire un protocollo di azione congiunta con le scuole per arginare il fenomeno, scoprendone in tempo i campanelli d'allarme. Vediamo il servizio. È mio figlio che è stato chiuso 12 anni. In una stanza, senza mai uscire. Ne è uscito scrivendo questo spettacolo, facendo la regia e portandolo adesso in giro per aiutare altri ragazzi come lui. E quindi oggi non sono un'attrice, oggi sono una mamma. Siamo al Teatro Politeama e siamo riusciti a riunire le scuole e i tecnici del settore che trattano temi come il ritiro sociale, per cercare di far conoscere il disagio del ritiro sociale, risensibilizzare le persone rispetto a questo disagio e provare a trovare insieme le soluzioni.
È un'occasione per cominciare a fare un lavoro che sarà chiaramente un lavoro su lunga scala, perché abbiamo intenzione di girare l'intera Sicilia e di diffonderlo anche in Italia. Ma questa è la nostra prima tappa e come prima tappa io direi che è già un grande successo. Qui a Palermo oggi stiamo celebrando la sottoscrizione del protocollo tra la nostra associazione e l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, oltre a numerosi importanti enti, per focalizzarci sul problema del ritiro sociale volontario dei ragazzi, cioè i Kikomori. Si tratta di ragazzi che purtroppo rinunciano alla vita sociale e si chiudono in casa. Bisogna pensare anche loro, perché sono ragazzi sommersi, cioè non si vedono, ecco. Un'emergenza ogni mese al cimitero dei Rotoli di Palermo, dalle bare accatastate ai cinghiali che devastano le tombe e adesso anche i furti dei vasetti di rame per i fiori delle sepolture a muro. È uno schifo, quasi un mese che non fanno entrare nuove persone anziane. Siamo stati molto tempo fa qua, per com'era, l'abbiamo ritrovato. Poi non c'è neanche un ramo spostato da un portale. Là ci sono degli alberi abbattuti sopra le tombe, c'è un manicomio. Ci sono anche praticamente a quanto pare dei furti di vasetti di rame. Sì, di tutto qua succede. Vabbè, ma quello sarebbe... anche i fiori, questa è quella cosa... sarebbe la cosa più stupida. Ma guardiamo dove sono questi poveri disgraziati. C'è mio padre qua, che io andarci mi devo mettere doppia mascherina. Da quanto è suo padre nel deposito? Mio padre è da poco, da 14 marzo, ma io ho visto bare che sono da molto di più. Cioè, ma lei si immagina? Sono, ma i soldi dove sono? Chi se li mangia? Però per tutte le feste e i festini si trovano, queste sono le cose importanti. Sono bare buttato ovunque, aperti, liquidi a terra. Ma lei l'ha visto, lei l'ha fatto il giro. Ecco, niente, cioè il decreto compreso. Quali sono le patologie della spalla e come si possono prevenire o curare evitando esami inutili? Lo abbiamo chiesto al chirurgo ortopedico Giuseppe Verderame. Sentiamo. Le principali patologie della spalla le possiamo distinguere in tre grandi gruppi. Il primo gruppo è prerogativa soprattutto dei soggetti giovani ed è noto con il nome di instabilità della spalla, quando ci si lussa appunto l'articolazione tra l'omero, il braccio e la scapola. E gli altri due gruppi riguardano principalmente invece soggetti di mezza età o se non addirittura di età, in età avanzata, e sono le patologie che riguardano i tendini della spalla, ovvero la cuffia dei rotatori, oppure la degenerazione della cartilagine nota con il nome di artrosi. Per tutte queste patologie l'esercizio fisico risulta essere molto importante per rallentare l'evoluzione dei danni che si hanno in questi casi. Se il danno alla spalla richiedesse un intervento chirurgico, come appena detto, quali sono gli interventi che si possono fare? Sempre facendo riferimento ai gruppi precedentemente citati, il primo gruppo, ovvero quello della instabilità della spalla, se è caratterizzato da un'assenza di lesioni ossee, può essere risolto grazie ad un intervento in mini-invasiva che è noto con il nome di artroscopia di spalla. La stessa procedura che utilizziamo oggi per riparare le lesioni tendine della spalla, ovvero la patologia della cuffia dei rotatori. In presenza invece di un danno dello scheletro, quindi un danno osseo, sempre relativamente all'instabilità della spalla, allora a quel punto può essere necessario ricorrere alla chirurgia tradizionale, ovvero alla chirurgia aperta, che è la stessa chirurgia che utilizziamo per impiantare le protesi, che sono rappresentano la cura della malattia degenerativa della cartilagine, ovvero dell'artrosi. Quali sono i tempi di recupero dopo un intervento alla spalla? Ovviamente variano a seconda della patologia in questione e a seconda dell'età del paziente e delle esigenze funzionali. Se volessimo indicare dei periodi orientativi, potremmo dire che sia nella instabilità che nelle protesi una immobilizzazione in tutore per 3 settimane è sufficiente. Da questa poi inizia una mobilizzazione
con l'aiuto appunto di un fisioterapista. E nei casi delle riparazioni della cuffia dei rotatori invece può arrivarsi ad immobilizzare una spalla anche per 6 settimane e da lì poi iniziare un programma di recupero che varia a seconda del paziente. Si è svolto in 150 piazze italiane il Defibrillation Day, la giornata nazionale per sensibilizzare alla defibrillazione precoce con prove pratiche dimostrative nelle strade e nelle piazze italiane. Vediamo. Insegnare il cosa fare e il come fare alla gente qui di Misil Meri è davvero molto emozionante. Bastano semplicemente le nostre due mani, posizionarle in maniera corretta e con poche mosse, ma con tanta teoria dietro, si può veramente demarcare il confine tra la vita e la morte. E sentire finalmente il cuore del soggetto, che sia adulto, che sia bambino, che sia lattante, riprendere a battere è un'emozione indescrivibile che auguro a tutti, lì dove proprio sia necessario, di poter vivere. Ho notato l'Impas stamattina, sono interessato a capire e a sapere cosa può servire per salvare una vita. Naturalmente ho notato che i signori presenti hanno dato ottime spiegazioni per capirlo. Giustamente sarà un po' difficile, ma è importante sapere. Io ringrazio gli organizzatori e ripeto, tutti i cittadini che vorranno partecipare alla conoscenza. Noi abbiamo riconosciuto, abbiamo scelto come piazza la piazza di Misil Meri, il territorio di Misil Meri, dove fare questa dimostrazione del Defibrillation Day. L'ANPAS ha organizzato insieme ad altri enti questa giornata. Oggi dimostreremo le tecniche e le manovre salvavita utilizzando il defibrillatore. Qua ne abbiamo due dimostrativi, abbiamo anche dei manichini interi, lattanti, abbiamo dei monitor dove far vedere alla cittadinanza questo tipo di intervento. Oggi molto importante, la cosa più importante oggi è la catena della sopravvivenza e lo è sempre stato, però tutti quanti ci dobbiamo migliorare e riconoscere questi sistemi avanzati per salvare la vita. Basta pochissimo per salvare una vita. Oggi in diverse piazze d'Italia viene svolta la giornata del defibrillatore, un evento molto importante, e per questo volevo ringraziare l'associazione ANPAS nella persona di Fabio che ha scelto la piazza di Misil Meri. Quindi con l'associazione ANPAS è nata da subito una collaborazione, infatti loro si occupano del lato sanitario della protezione civile che io dirigo, e quindi oggi faranno vedere la dimostrazione come intervenire in caso di emergenza. Si è concluso ieri il Brain Lab della Sicilia al centro di ricerca di Ragusa, che permette di eseguire delle analisi per le emozioni dei consumatori di formaggi. Si basa sostanzialmente sull'opportunità e sulla possibilità di studiare il comportamento dei consumatori, perché capire cosa il consumatore gradisce, preferisce, quali sono le emozioni che il consumatore genera alla presenza di un prodotto o di una packaging o di un advertisement è fondamentale per capire quali sono i piani o le strategie di marketing, promozione e comunicazione per quanto riguarda la qualità di questi prodotti, perché noi siamo bravi a saper produrre. Con questo nuovo laboratorio inizieremo a curare con attenzione gli aspetti relativi alle strategie di marketing per mettere a disposizione dei piccoli produttori che altrimenti non avrebbero le risorse economiche per poter affrontare il dialogo con i grandi mercati globali. Il Brain Lab presso il Corfila, che è un centro di ricerca di neuromarketing che utilizza sofisticate conoscenze e attrezzature per misurare quello che fa vendere un prodotto, ovvero l'emozione. Abbiamo sempre ipotizzato che l'emozione si potesse misurare con un questionario, con un'intervista, con dei focus group. In realtà non misuriamo l'emozione, ma misuriamo la razionalizzazione dell'emozione. Con questi strumenti andiamo direttamente a bypassare la razionalità e avere il dato puro, che è quello che è molto più affidabile dal punto di vista dell'efficacia della comunicazione e del marketing. L'analisi viene sviluppata utilizzando attrezzature apparentemente complesse, in realtà sono più semplici oggi rispetto a un passato. Per esempio un elettroencefalogramma.
elettroencefalogramma ci permette di misurare quale parte del cervello si attiva. Noi sappiamo per esempio che l'attivazione del prefrontale destro rispetto al sinistro è collegato a un'emozione negativa, una sorta di allontanamento dalla fonte, mentre l'attivazione del prefrontale sinistro rispetto al destro ci produce un'emozione positiva. Quindi indipendentemente da quello che le persone mi dicono, noi l'emozione con questa attrezzatura possiamo misurarla. Questa è la valenza emotiva. Poi abbiamo anche la possibilità di misurare l'intensità emotiva con il battito cardiaco, la sudorazione delle mani e la respirazione. E infine uno degli strumenti più importanti è l'eye tracker, che è un misuratore di movimento oculare. Quindi riusciamo perfettamente a misurare quello che le persone guardano. Ovviamente gli strumenti sono integrati tra di loro, sincronizzati, così che si può individuare cosa le persone guardano e che tipo di emozione provano, alta, bassa, positiva o negativa. Ci sono delle nuove applicazioni che consentono, attraverso la scansione di una semplice etichetta, di entrare direttamente in contatto con chi produce e quindi avere già l'emozione anche di un contesto, di un racconto, di una storia. Quindi questo nuovo laboratorio vuole conoscere i consumatori per poter dare loro delle nuove opportunità e delle nuove esperienze. E parliamo di spettacolo, Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani a Palazzolo Acreide. 2000 studenti in scena da ieri sino al 1 giugno. La Fondazione Inda ha inaugurato ieri sera la 26esima edizione del Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani a Palazzolo Acreide. Dopo 2 anni di stop a causa dell'emergenza sanitaria, torna l'appuntamento che ogni anno riunisce al Teatro Greco di Acrai studenti provenienti da tutto il mondo. Per l'edizione di quest'anno sono quasi 2000 giovani studenti allievi di accademie che si esibiranno sino a mercoledì 1 giugno. Sono 18 i giorni di programmazione, 60 le rappresentazioni in programma e 4 i paesi stranieri presenti al festival. Francia, Grecia, che sarà presente con 2 istituti, Spagna e Tunisia. Ad aprire il festival ieri alle 17 è stato l'Istituto di Istruzione Superiore di Palazzolo Acreide. Gli studenti hanno messo in scena Medea di Euripide. Nel cartellone anche il concerto della fanfara dei Carabinieri in programma il 28 maggio alle 18. Il Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani, nato nel 1991 per volere di Giusto Monaco, esalta attraverso i giovani la vocazione specifica della Fondazione Inda, la diffusione del pensiero classico e la sua declinazione attraverso lo sguardo contemporaneo. Con la conquista del trofeo Challenge da parte di Loop Alvar del Centro Velico Siciliano si è conclusa la prima edizione della regata La Rotta dei Flori, appuntamento organizzato dal club canottieri Ruggero di Lauria. Assegnato a Bez Bea della Lega Navale di Palermo il trofeo Matteo Michi Guccione, riservato alla categoria Gran Crociera. La premiazione a Villa Lauria a Mondello. È un anno in cui si riparte, diciamo, al 100%, nuove iniziative, conferme di quelle che c'erano, e qui oggi in questa regata La Rotta dei Florio è molto importante, un segnale molto importante di una manifestazione che si inserisce in un contesto più ampio che è anche quello dei 120 anni del club, un traguardo importante di un club prestigioso. Io voglio pensare che sia solo una tappa del glorioso percorso dei club e soprattutto del Circolo Lauria. Siamo soddisfatti, 25 iscritti, più di 250 velisti sulle barche, tanti giovani, tanti appassionati, tanti professionisti. È un momento di grande festa che chiude una manifestazione che ricorda non solo Ignazio Florio e la famiglia che ha dato origine al nostro club 120 anni fa, ma che ricorda tutti i dirigenti, tutti i soci che si sono susseguiti negli anni per portare avanti un discorso che è stato sempre di grande sport, di grande amore per il mare, di grande amore per la natura. Quest'anno la settima zona ha colto in pieno il momento della rinascita e del recupero di ciò che il Covid ci ha sottratto. Il club ha organizzato una manifestazione che ha avuto un riscontro notevolissimo tra i regatanti. C'è stata una grossa partecipazione sia dei regatanti sia delle barche dei vari circoli. È un inizio, sono convinto che avrà un futuro splendido, che diventerà una nuova classica del Mediterraneo.
Dal 19 al 21 maggio si svolgeranno nelle acque dello Stagnone di Marsala le regate del primo trofeo Isola Scola. Gareggeranno nelle acque dello Stagnone di Marsala circa 20 imbarcazioni a vela latina provenienti da diverse zone della Sicilia, da Campania, Puglia e da Malta, per l'occasione della prima edizione del trofeo Isola La Scola, organizzato dalla Lega Navale Italiana, sezione di Marsala, nei giorni 19, 20 e 21 maggio. Dopo tanto fermo dovuto alla pandemia, dice il presidente della sezione marsalese della Lega Navale, Paolo Sata, siamo contenti di ripartire con un evento che valorizza insieme lo sport come mezzo di socialità e di attrazione turistica e la bellezza del territorio, dato che la struttura dove siamo siti è proprio attigua alla riserva dello Stagnone. Da qui la volontà di chiamare con una delle isole della laguna, Isola Scola, appunto, la prima edizione di questo trofeo dedicato esclusivamente alle regate delle vele latine. Si tratta di imbarcazioni che hanno una loro storia, alcune di quelle che ospiteranno hanno circa 80 anni e comunque tutti raccontano l'arte delle mani artigiane di chi le ha costruite, i maestri d'ascia che operano ancora oggi, visto che la vela latina è tornata in voga in diverse gare organizzate in varie parti del mondo. A proposito, aggiunge Sata, ricordiamo che l'arte di costruire queste barche è stata riconosciuta dalla Regione Campania come patrimonio culturale immateriale e che anche l'arte di navigare a vela latina è patrimonio culturale immateriale secondo il Ministero della Cultura francese. Le regate, che si terranno da giovedì 19 maggio a sabato 21 maggio, prevedono due categorie, cui le imbarcazioni, gozzi o lance, partecipano in base alla loro grandezza. Saremo felici, dicono i vertici della Lega Navale Marsala, di premiare due vincitori, ma anche i secondi e i terzi classificati. L'evento, aperto al pubblico, prevede anche momenti di intrattenimento. Giovedì 19 maggio alle ore 21.30 lo spettacolo musicale con Irene Gambino, canzoni e musiche della tradizione siciliana. Venerdì 20 maggio alle ore 21.30 intrattenimento folcloristico con il cantastorie Fulvio Cama. Tutti gli appuntamenti si terranno presso la sezione marsalese della Lega Navale Italiana, che nel frattempo è stata anche rimessa a nuovo. Le regate sono organizzate sotto la guida del CONI, FIV, AIVEL e con il patrocinio della città di Marsala. Una grande festa per grandi e piccini, bici in città ieri a Messina dopo due anni e mezzo di stop. Centinaia di messinesi che si sono radunati a Piazza Duomo per percorrere in bici le vie del centro città. L'ultima volta l'abbiamo fatto nel 2019, il bici in città, quindi quasi tre anni. E il tema è che con Bici in Città noi riproviamo a rimettere al centro, perché ce n'è grande necessità, il tema della mobilità sostenibile. Quindi della possibilità di fare una svolta decisiva su quelli che sono gli aspetti della mobilità in questa città, come attraverso sicuramente la riqualificazione urbana, ma anche attraverso la diffusione di una nuova cultura dell'uso dei mezzi sostenibili. Penso a bicicletta, penso al camminare. E questo è senz'altro deve stare in sinergia con quelle che sono le strategie e il momento, le strategie della città, e in questo momento lo cogliamo in pieno. Siamo in fase di elezioni, siamo in fase di organizzazione e di costituzione di chi dovrà governare questa città, e quindi è importante che chi governi questa città sappia a pieno titolo che non può mancare nel suo programma un'attenzione particolare al tema della mobilità sostenibile, che poi in genere è l'elemento base per la qualità della nostra vita. Ognuno di noi fa giornalmente dei percorsi che sono casa scuola, casa lavoro, e questi percorsi li ripetiamo giornalmente migliaia di volte, quindi già lavorare semplicemente su una organizzazione di questi percorsi, ormai ci sono delle leggi in questo senso molto orientate, ci sono i piani scuola-lavoro, ci sono i mobility manager che ci debbono stare dentro le scuole, che ci debbono stare dentro le aziende. Questa città solo se facesse un passo del genere ridurrebbe almeno del 40% quelli che sono i percorsi che giornalmente facciamo. Calcolate che questa cosa incide moltissimo, non solo sulla qualità della vita,
è la città che ha più inquinamento acustico, abbiamo questo record a Messina, e dall'altro lato abbiamo un'incidenza bassissima di quelle che sono le piste ciclabili, ma il problema non è fare i ghetti, le piste ciclabili per i ciclisti, è regolamentare il traffico perché ci sia un diritto di cittadinanza per chi utilizza mobilità dolce. Poi tra l'altro anche tutto questo sta dentro un progetto integrato che è quella la riduzione delle emissioni di CO2, non sono cose che se ne inventa la WISP, sono delle cose che per le amministrazioni che vorranno governare questa città debbono stare al centro della loro agenda politica. Ecco, Bicincittà è tutto questo, è prevenzione sanitaria. Il 25% dei bambini di 8 anni è obeso. Noi abbiamo 150.000 sedentari in questa città, è un grido il nostro, è un grido, un'attenzione, ma è anche un'accusa, ma è anche un progetto politico, un progetto di riorganizzare la città intorno a un emblema, la bicicletta, questi pochi chili di metallo con una tecnologia semplice però che può rivoluzionare il mondo, questa è Bicicittà. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima edizione del TG Media News.